quei brividi che noi sentivamo all'inizio, quando eravamo follemente innamorati l'uno dell'altro, evidentemente sembra che siano svaniti. Sembra come se l'innamoramento in qualche modo non esista più. Ma questo perché? Non è che sia un'illusione nostra, non è che noi siamo sostanzialmente illusi che questo stia accadendo e che non è vero. È vero, ma perché? Perché l'innamoramento, e questo è il primo dato scientifico che io vi do questa sera, dura un anno e mezzo. Già lo devi sapere, se lo deve scrivere da parte sul desktop. L'innamoramento con mio marito, con mia moglie, dura un anno e mezzo. Cioè, da quanto siamo sposati? 20 anni. È finito. Cioè non c'è più l'innamoramento, è finito, è svanito, perché è un periodo provvisorio e prevedibile, è scientificamente provato che ha un inizio e una fine. Per cui tutte quelle nubi che diciamo c'erano a un certo punto si diradano e ad un certo punto appunto finiscono, no, questo è meglio che la vediamo dopo, finiscono, e uno quei piccoli nei che trascurava durante il fidanzamento diventano delle montagne insormontabili, no? Quelle che noi trascuravamo, sì vabbè, però io lo amo, io l'amo da morire, cioè lei è tutto per me, io non dormo la notte, ma è così bella, è così... c'ha un naso meraviglioso, magari è un corvo, però noi vediamo un naso alla Jodie Foster, o non ci vedevo, oppure siamo accecati dall'innamoramento. Poi improvvisamente apriamo appunto gli occhi e iniziano quelle liti furibonde per come deve stare la tavoletta del water, su o giù, la carta igienica dove la metto, deve stare qui, no, ho detto che deve stare di qua. Lo specchio del bagno è disseminato di goccioline e il lavabo è pieno di capelli, i calzini non vanno mai in coppia e le scarpe, la scarpiera bisogna portarcene perché da sole non ce vanno. Benvenuti nel mondo del matrimonio, dove uno sguardo può ferire e una parola detta male può equivalere a una dichiarazione di guerra. Allora uno che fa? Non sento più niente per te. Non sento più niente per te. Che vuol dire? Mi dai fastidio, cioè mi dai fastidio solo a vedete. E allora che devo fare? Vattene da casa. È successo un amico mio che è tornato a casa dopo aver lavorato una giornata intera e lei gli ha detto: senti, guarda, io mi sento male. Perché che c'è la febbre? No, io a vedete mi sento male. E che ti ho fatto? Io non lo so che mi hai fatto, solo che mi dai fastidio fisicamente, mi dai fastidio, e che devo fare? Te ne devi andare, ma questa è casa mia, e ho capito, ma io mi sento male, e dove vado? E vado male, che te devo dire? E quello fa la valigia e se n'è dovuto andare, perché lei non lo sopportava più fisicamente. Allora che succede? Uno va dall'avvocato, no? Va dall'avvocato e adesso il 50% delle coppie, avete sentito anche ultimamente, che non ci si sposa più. Perché appunto al generarsi dei primi conflitti uno va dall'avvocato e dice: guarda, io non ce la faccio più, voglio separarmi, no? E quindi si raggiunge il 50%. Poi uno dice: adesso ne ho trovato una che veramente mi capisce, ma veramente mi capisce, un anno e mezzo. E poi dopo il 67% dei matrimoni finisce così come è finito il primo matrimonio. Se si risposa la terza volta si raggiunge il 70% della percentuale. Per cui alla fine, se io devo cambiare Peppe con Peppe, mi tengo Peppe mio, cioè alla fine non è che succeda granché, cioè questa sostituzione ipotetica non cambia assolutamente nulla. Quando ci siamo organizzati, dice: vabbè, ma noi ce ne andiamo in un locale con la musica soffusa, dove c'è un ambiente molto romantico, dove in realtà... insomma c'è un'atmosfera particolare al lume di candela, noi abbiamo preso le nostre precauzioni, noi ci siamo organizzati e vogliamo assolutamente che il nostro matrimonio, la nostra relazione duri il più a lungo possibile. Per cui ecco, andiamo in questo localino, io ci vado tutti i martedì e mia moglie ci va tutti i venerdì. Allora uno dice: ma se però appunto Socrate ci diceva sposatevi, è importante che ciascuno di voi si sposi, se avrete una moglie, una brava moglie, diventerete felici, se non avrete una buona moglie, diventerete filosofi. E succede pure questo, è vero che succede questo, no? Dice: ma sai, mia moglie però è un angelo, io ho avuto una moglie che veramente è un angelo, no? Dice: veramente, c'è abbiato a te, dice: la mia è ancora viva. Perché in realtà le differenze giocano un ruolo fondamentale, perché siamo diversi,
l'uno dall'altro. Siamo profondamente diversi. E a qualcuno fa gioco dire invece che tutto sommato siamo quasi uguali, intercambiabili. Tanto che a noi hanno affidato, noi uomini, una percentuale troppo elevata di femminino. Oggi trovare un uomo vero che ha in testa qual è il suo ruolo da uomo, da padre, è difficile. Perché quello che ci hanno spinto a fare è essere sostitutivi, intercambiabili. È una grande stronzata, nel senso che l'uomo con i pannolini, con tutta una serie di altri aggeggi, è vero che lo deve pure fare, ma l'uomo ha un altro compito all'interno della famiglia. Però lavoriamo su questa differenza. Allora ci sta bene questa seconda slide, dove noi vediamo, per esempio, che l'uomo e la donna vanno a comprare un paio di pantaloni, male e femminile. Male uomo, guardate, entra pantaloni. Semplice. C'è una segnaletica pantalone, parcheggia la macchina in settima fila, scende come li vuole con due gambe, guarda, semplice. Ma te che lana, mistolana, dice guarda, fresco di lana, così vanno bene 12 mesi e non torno più. Adaglia, se mai gli riporto da 40 a 56, non se li prova e scappa via, 76, 82 euro, scappa via. La donna per lo stesso motivo, guardate i giri che fa, passa da quello che vende in offerti, si è sposata, però ce passa perché vuole rivivere quell'atmosfera, quel momento particolare in cui si era sposata, esce con i pantaloni e ha speso 1750 euro. Ci sarà una differenza o non ci sarà? C'è una profonda differenza, ma non è soltanto questo. Voi vedete che se i Re Magi fossero stati in donne non si sarebbero persi, sarebbero arrivati puntuali, avrebbero aiutato un altro padre, avrebbero pulito la mangiatoia, portato regali utili, eppure qualcosa da mangiare, dice curarci questi non mangiano altri giorni, portavano qualcosa, oro, incenso e mira, ma che ce fa? Ma che ce fa? Ma la più grande differenza sta qua. La più grande differenza sta qua, io l'avevo messo qua, vedete, Satana l'ha preso e l'ha messo lì in terra, no? Non Satana, magari c'ha pure un nome questo. Comunque, questo è un cervello. Allora, il cervello pesa grosso modo 1,9 kg, 2,50 kg, 2,100 grammi. Il cervello di tutti pesa questo. La calotta cranica dell'uomo è leggermente più grande di quella della donna, per questo nei secoli anticamente si pensava che l'uomo era più intelligente. Sbagliatissimo. È della stessa dimensione del cervello. Nella calotta cranica dell'uomo il cervello è più adagiato, è più riposato. Diciamo, è una posizione, diciamo, di riposo, è adagiato, no? Nella calotta cranica della donna è molto più piccolo, quindi è più costipato. I neuroni sono ammassati. E la sinapsi non è solo appunto per sinapsi, vari neuroni, ma proprio per contiguità. Nella calotta cranica dell'uomo il neurone deve chiamare l'altro neurone. Oh! Che qua, devo fare la sinapsi! Dai! Cazzo Senna, che qua, devo fare la sinapsi! Sono molto distanti. Perché? Perché la donna è 6 anni più avanti dell'uomo. 6 anni! Vanno bene quelle coppie dove lui è più grande di lei 6-7 anni. L'uomo poi in realtà recupera sui 40-50 anni, ma in realtà inizialmente bisogna sapere questo. Quindi la donna in qualche modo è più avanti. Il cervello è diviso in emisferi, emisfero destro ed emisfero sinistro. C'è la parte emotiva e la parte razionale. Il corpo calloso che unisce questi due emisferi è del 30% più grande della donna. Quindi la donna utilizza i due emisferi in contemporanea. La donna è capace di utilizzare, di parlare dei suoi sentimenti, della parte, diciamo, emotiva, mentre corregge i compiti dei figli, mentre stira, saluta la vicina, risponde al telefono e con la coda dell'occhio guarda il marito che sta senza fare niente. Cioè fa tutto insieme, perché appunto la donna è capace di fare tutto questo, perché ha questi due emisferi molto più collegati, no? Il cervello dell'uomo è molto più compartimentato, è molto più esemplificato. L'uomo processa le informazioni uno alla volta. L'uomo processa le informazioni una alla volta. Inizia una cosa e la finisce. E se non la finisce, gli rode.
perché vuole finirla, vuole vedere che gli funziona. Quando è che vieni? Sbrigati, dai, è tardi, oddio, andiamo, dai, che fai lì, che mi guardi, senza di niente, sbrigati, torna. E quindi, cioè, l'uomo legge un libro soltanto, sul suo comodino c'è un libro, a figure. L'ultima figura c'è scritto, io sono Francesco Totti, e lui dorme così, dorme con l'ultima, non chiama più, l'ultima figura è già cotto. La donna c'ha il comodino pieno di libri, tutti, li ha cominciati tutti, nessuno ha finito. Quindi in realtà ci sono delle differenze veramente sostanziali, e dovete sapere che gli ormoni sono dei neurotrasmettitori, ed influiscono sul cervello. La donna, il suo cervello cambia assetto, alcune zone del cervello femminile cambiano assetto 25 volte in un mese, 25 volte in un mese. Ma che sta a dire questa? Se sta a fan film, è possibile? Dico mai. Perché il suo cervello si modifica l'assetto 25 volte in un mese. Vedete l'ipotalamo, per esempio, ecco l'amigdala. L'amigdala è una sorta di piccolo lombrico interno al sistema limbico, la quale amigdala è per le reazioni amigdaloidee, nel senso che in un dodicesimo di millisecondo un uomo può avere una reazione in consulta se provocato, se per esempio uno gli passa con la macchina a destra, se per esempio riceve la provocazione di un condomino, se per esempio l'amministratore ha guardato male, se ha avuto, non so, una sgarberia da qualsiasi altra parte, c'ha questa reazione che è impetuosa, è quasi violenta, 12 millisecondi e l'uomo reagisce. La donna ha più sviluppata la parte sinistra dell'amigdala, guarda caso, che è quella deputata alla paura, perché stando e abituata a stare nella grotta, nella casa del focolare, anche sin dai tempi della preistoria, dovendo, diciamo, proteggere i figli e l'uscio, la casa, insomma, in qualche modo doveva sviluppare questo. È chiaro che invece l'uomo che doveva andare a caccia aveva bisogno di questa reazione forte nel caso si trovasse davanti ad una bestia magari anche feroce, eccetera, no? Poi l'ippocampo è quello deputato alla memoria. Chi ce l'ha più sviluppato? È due terzi più grande quello della donna, è quello della memoria. La memoria ce n'ha più, la donna riesce difficilmente a dimenticarsi determinate cose perché le associa a dei momenti, diciamo, che riguardano la parte sentimentale, la parte emotiva. Ci sono delle zone del cervello che riguardano la memoria, nell'uomo sono molto più concentrate, nella donna sono un po' più rarefatte, però appunto la memoria è associata a queste zone che sono anche collegate a delle date precise, storiche, che hanno un significato emotivo forte, no? Ma che fai? Dormi? Oddio, dorme, madonna mia, dorme, è insensibile quest'uomo. Ma che fai? Dormi? Ma possibile mai? Ma che te dormi? Oh, ma sono le 4 di notte. E ho capito, ma tu dormi sempre? No, io dormo solo di notte. Ho capito, va bene, ma già ti sei dimenticato tutto? Ti sei dimenticato tutto? Ma possibile? Ma che stavi dormendo? Io? No. E c'ha appunto quel filo del baba che gli casca sul cuscino, col bottone del cuscino stampato sulla guancia, no? Cioè no, è che mi hanno un attimo appoggiato. E allora che fai? Ti sei dimenticato? Ma te che? Ma ti ricordi 6 anni fa quando tu hai tenuto il tabellone durante la tombola 5 volte consecutive a mio padre? Neanche una volta gliel'hai dato? Già te ne sei dimenticato? Ma non è possibile! Lui dice, beh sì, in realtà mo non è che mi ricordo tanto, però insomma, ecco, mo, dai, dormimo. Ma come, sono già le 4, tu già dormi? Ma lì ti vanno a caccia? Ma sono le 4, no? Insomma, in realtà, tutto sommato, la donna non riesce a rimuovere quell'episodio che in qualche modo ha segnato emotivamente. Il talamo è il driver sessuale, anche qui è più sviluppato nell'uomo invece, no? E quindi c'è tutta una situazione, una turbolenza ormonale forte che in qualche modo complica la situazione. Anche a livello di vista, dovete sapere che nella retina ci sono 130 milioni di bastoncelli che si chiamano fotorecettori e che ci aiutano a vedere il bianco e il nero. Poi ci sono i coni, sono 8 milioni di coni che ci aiutano invece a distinguere i colori. Ogni cono dipende dal cromosoma X. La donna è XX, quindi ha 8 milioni di coni in più. Non c'è una donna daltonica. Tra gli uomini molti di noi sono daltonici. Per la donna zafferano è un colore. Tortora è un colore, giallocra è un colore, giallo oro è un colore,
per l'uomo c'è il bianco, nero, arancione, no, cioè 5 colori massimo. Per cui tu se vai a comprare la cucina con tua moglie, gli dici guarda, quale prendiamo? Quella giallo quella zafferano, quella pistacchio o quella tortola? Tu stai a lavorare, c'è una riunione importante, sì? Chi è? Hai di moglie, femmino. Fermiamoci perché qui è successo qualcosa di grave. Dica, dimmi, anzi scusami, sì. Quale prendiamo allora? Quella zafferano? Guarda, sì. Allora ti decidi? Quella che stava a destra, perché appunto non ce la facciamo a distinguere qual è il colore. L'uomo è cognitivo, vuole che tu gli dica, tu donna, che vuoi andare a cena, ma glielo devi dire, guarda, io venerdì voglio andare a cena, me ci inviti? Vabbè, se a te te va, andiamo a cena. Allora tutti questi giochetti, che fai sabato? Niente. Te vado a uscire? Se te va a te, ma te vado da qualche parte, dove vado a te, cioè a me non c'è problema. Che dice, andiamo a mangiare la pizza? Perché devi mangiare la pizza? Poi alla fine si va a litigare perché dice, ecco, sono sempre io che prendo l'iniziativa, io che devo scegliere dove andare, io che addirittura prenoto e tu non fai mai un culo, no? L'uomo non riesce a mentire. Sei andato a prendere la frutta alla S lunga, tornata alla S lunga, l'hai presa la frutta, eh? La frutta l'hai presa? Dove sta la frutta? Non c'era. Non c'era la frutta, adesso è lunga. C'era ma era brutta. Non ci sei andato, vero? No, ci sei andato. Basta che ti guarda in faccia e tu caschi come una vera donna. Perché l'uomo non sa mentire. L'uomo non coglie i segnali deboli. La donna è in un 25esimo di secondo riesce a capire se una donna, una persona è turbata da qualcosa e ha delle preoccupazioni forti, ha delle situazioni che l'angosciano. Ma l'hai vista Clara? Già se l'avevo vista già tanto. Quando? Vieni, l'hai vista, sono usciti, l'hai vista. Ah, poi magari per fare la contenta. Ah, io come no, ho visto, certo. Ebbene, ti è sembrata che c'ha qualcosa? Ah, niente, non c'aveva. Sempre la faccia sulle spalle, ma non hai notato qualcosa di strano? Non hai notato qualcosa? Per me c'è qualcosa col marito, c'è qualcosa con i figli, c'è qualcosa, no? Perché per la donna esiste un pianto per il figlio quando ha fame. C'è un pianto quando ha sete, c'è un pianto quando ha il mal di pancia, c'è un pianto quando ha sonno. Per l'uomo piagne e basta, non c'è una distinzione di che cosa significhi quel pianto. Tant'è vero che il figlio, la prima cosa che riconosce è lo sguardo e il viso della madre. Se vede il padre, c'è chi è? L'infermiere sarà brutto. Cioè guarda la mamma e la mamma la riconosce, no? Tant'è vero che l'uomo appunto torna dall'ospedale di corsa ed è preso, no, da questa situazione, non si accorge che magari la moglie è arrivata con quel proprio figlio, lui nel frattempo sta parcheggiando la macchina, ha portato sulla carrozzina, si dà da fare, si può uscire giù, ci sono dei borsi, eccetera. Nel frattempo la moglie ha dato il bambino alla vicina di casa, lo vuole tenere, sì, mi piacerebbe tanto, che carino. Poi magari il marito passa di corsa e dice, ah vedi che è Caruccio strigazione che è? Giove che è tuo figlio. Ah, beh, non l'avevo riconosciuto. Anche al nido ci debbono accompagnare e dire guarda che è quello. Guarda che è quello, appena è nato, la suora, l'infermiera, è quello. So 2 giorni che tu stava a Dio, devi riconoscere, sennò per farci terminare. È quello, cioè non ce la facciamo appunto a cogliere determinate cose. Perché noi abbiamo il testosterone? Allora dovete sapere che noi tutti, nasciamo femmina. Noi per 6 settimane, noi uomini abbiamo provato questa ebbrezza di nascere donna, di nascere femmina. Poi arriva le gonadi, mandano dei pacchetti di testosterone al feto e quindi in qualche modo distruggono il cromosoma X facendolo diventare Y e dopo 6 settimane si determina il sesso, se maschio o se femmina. Per 6 settimane ciascuno di noi era femmina, cioè noi siamo femmina. Allora il testosterone è un ormone fondamentale per l'uomo, è il principale ormone. E l'uomo ha bisogno di ricaricare il testosterone quando ci sono situazioni di crisi, di stress per esempio, perché lo stress in qualche modo indebolisce il sistema immunitario, perché carica, diciamo, il
cortisolo e quindi le ghiandole surrenali producono questo cortisolo che distrugge un po' il sistema nostro immunitario, eccetera. Allora, l'uomo deve ricaricare il testosterone. Come lo ricarica il testosterone l'uomo? Stando sbragato sul divano. L'uomo ha bisogno di sbragarsi sul divano, sulla poltrona. In quel caso lui ricarica il testosterone, ma proprio sbragato. La donna non lo concepisce, non capisce che lui sta ricaricando il testosterone, sì, sì, e che è bene che lo ricarichi a casa, altrimenti lo va a ricaricare fuori. Quindi non capisce, che sa fa? Ma che sa fa senza fare niente? Almeno a pelle in quadro, no? Cioè, c'è una pelle di quadro, dove il posto quadro? È tutto pieno. Perché non concepisce che lui sia senza fare nulla. La donna invece deve ricaricare l'ossitocina per riprendersi dalla situazione di stress. Come la ricarica l'ossitocina la donna? Parlando. Che ho detto? Qua. Come fa? Che ho detto? Beh, insomma. Perché appunto vorrebbe che noi la seguissimo in questo discorso, che è un discorso naif. Perché allora non è che passa come l'uomo da A a B, da B a C, da C a D. La donna inizia con A, B, ci siamo, H, come H, S, S, T, A, meno male, G, G, che cazzo c'è? Cioè, l'uomo lo scompagina, l'uomo ha la corteccia frontale molto più sviluppata perché ama iniziare appunto quel compito, andare nella caverna e andare lì a sostituire la guarnizione. Quindi anche se lo chiami, lui deve vedere se questa guarnizione funziona. È pronto da pranzo? Aspetta, dovete un attimo qui se non funziona. Sta nella caverna, lui sta ricaricando il suo testosterone, lo ricarica con la play, lo ricarica stando sbragato, lo deve ricaricare in qualche modo, no? Insomma, vedete che da queste cose che ci siamo dette c'è una profonda diversità, ma che è provata da un punto di vista neuroscientifico. Non è che sono delle invenzioni che vi sto dando io, che vi regalo io, addirittura anche quelli che studiano il marketing si sono resi conto che questa roba ha un impatto anche sul mercato, anche sul sistema di mercato. Perché? Perché ovviamente la donna usa il passaparola, la donna dice all'amica: ho trovato un detersivo che lava meglio di un altro, guarda, io sono andata in vacanza lì, te la consiglio, guarda, vacci anche tu perché ti troverai benissimo, guarda che io adesso ho trovato un negozio che vende tessuti a poco prezzo e anche di buona fattura, vacci pure tu. L'uomo, se acquista un trapano, non lo dice all'amico suo, dice: guarda che il mio buca più del tuo, cioè, che sti cazzo, che mi frega me? La donna dice all'amica: guarda che giovedì per 25 dicembre di novembre io vado a tagliarmi i capelli dal parrucchiere. Glielo dice, l'uomo non gli dice all'amico suo: guarda che mi taglia i capelli dal barbiere, sì. Cioè, chi se ne frega? Proprio c'è un processo anche rispetto al mercato diverso, tanto che la donna per il 76% delle volte sceglie l'arredamento della casa. La donna per l'82% delle volte sceglie dove andare in vacanza. La donna per tante percentuali e per tanti generi di acquisto è lei che vince sul marito, sull'uomo, determinando una scelta di mercato, per cui la donna che muove lo spread, è la donna che muove il PIL, è la donna che muove appunto il mercato. Fra un po' il brico nemmeno sarà più dell'uomo, perché faranno il trapano che non sporca, il pennello che non unge. Faranno delle cose appunto tutte declinate a favore dell'abitazione, della casa, queste case che sono dei templi sacri, delle camere iperbariche, no, asettiche, a prova di acaro, perché appunto si deve stare in una situazione ovviamente perfettamente pulita. E quindi vedete che queste differenze le hanno studiate, tanto che a noi ci piacciono pubblicità a curve, no? E le associano alle autovetture, immaginando che almeno quelle le scegliamo noi, no? Quindi pubblicità a curve, perché ovviamente questo qui associato a quell'autovettura ci induce magari a convincere nostra moglie di farci l'Alfa Romeo, di farci il BMW e di farci quella determinata macchina. Quindi, come vedete, in realtà queste profonde differenze esistono, le hanno captate, le hanno ovviamente, no, individuate, e nonostante questo vogliono farci credere che non esistono. Invece esistono. E allora, detto questo, io potrei dilungarmi ancora di più facendovi capire quanto siamo diversi l'uno dall'altro. E già questo significherebbe tanto, perché la donna sapendo questo, l'uomo sapendo questo, potrebbe pretendere una performance diversa rispetto al marito, rispetto alla moglie, no? Non di
dicendo vabbè non gliela fa coraggio, cioè che devo fare, però ecco, capendo che lui è fatto in quel modo, lei è fatta in quel modo, se lei ha bisogno di parlare, se quel contesto non ci piace, dobbiamo in qualche modo aiutarci, abituarci ad ascoltare un po' di più, no? Eccetera, ma adesso andremo avanti e ce ne accorgeremo molto di più e meglio di queste cose. Gary Chapman che dice? Fatto salvo che appunto il fidanzamento è un periodo prevedibile, che l'amore dura quello che dura e che quindi c'è bisogno di una scelta, ecco, quello che si aggiunge a quello che vi dicevo prima di Gary Chapman è che dice ok, d'accordo, questa è la parte scientifica, questa è la parte, diciamo, no, nozionistica, l'innamoramento dura X tempo, io aggiungo, siamo diversi, questa è roba mia, che aggiungo a Gary Chapman, però credo che anche lui partisse da questo, però poi dice e aggiunge, e allora bisogna scegliere di amare, bisogna scegliere, cioè scegliere in maniera razionale, la parte istintiva, ossessiva del sentimento deve coniugarsi con la parte diciamo, no, razionale. Io sto a parlare, sto a sbocciare, questo non funziona, ti saluto, vabbè, è uguale. Però dico, si sente? Chi io strigo, voi mi sentite, no? Cioè, sì. Allora, quella parte appunto razionale, io scelgo di amarti. Ieri sera alla presentazione del libro, già a Brescia, io ho scritto questo libro, che poi magari vi invito ad acquistare, perché è un libro dove si genera tutto questo discorso, in realtà. E diceva appunto che la Betancourt, la Ingrid Betancourt, che sapete è quella giornalista che fu rapita dalle Farc dal 2002 al 2006 in Sud America, disse una cosa, scrisse pure un libro, Non c'è silenzio che abbia fine, perché è una frase che gli ricordava spesso suo padre, essendo segregata come fu segregata, ridotta in schiavitù perché era legata con una catena al collo ad un palo per 4 lunghi anni, privata di qualsiasi genere di cosa, quindi anche la sua dignità umana e la sua intimità non esisteva più, era davanti ai carcerieri, nuda, denutrita, non mangiava, non beveva, era malata, non veniva curata, eccetera. Lei disse un giorno una cosa, una persona, seppur privata di qualsiasi cosa, della sua dignità umana, di tutto, può essergli tolto qualsiasi cosa, fuorché la libertà di decidere che persona vuoi essere, fuorché la dignità di decidere chi vuoi essere, quella è una cosa che non ti può togliere nessuno, sei tu che alla fine, seppur ridotto in schiavitù, seppur deportato ad Auschwitz, seppur messo nelle peggiori condizioni, sei tu che puoi ancora decidere e determinare la tua vita e il tuo futuro, scegliendo, seppure quel contesto ti costringe, seppure di influenza, sei tu che decidi. E allora, per quanto riguarda il matrimonio, che è l'unico luogo che se ne dica, dove uno ha il diritto e il dovere di sentirsi amato, perché l'isolamento è la cosa più devastante per la psiche umana, tanto più nel matrimonio, che non è un progetto da completare, come dice qualche prete, o un problema da risolvere, è più semplicemente un rapporto interpersonale, una relazione. Ecco, nel matrimonio uno deve non sentirsi solo, come? Cercando di sentirsi amato come lui vuole sentirsi amato. È qui il salto di paradigma, quella cosa che io non avevo capito e che era così banale e che ho scoperto ero sedendomi sulla tazza del cesso quando ho letto questo libro. Cioè io ho detto, ma io amo mia moglie, che cacchio vuole questa? Io compro un sacco di fiori, ogni volta che faccio una stronzata gli porto una marea di mazzi di fiori. Lei a un certo punto ha detto a me, lo sai che ti dico? A me mai stufato. Dico, perché ti ho fatto? Tutti questi fiori a me mi fanno schifo. Ma come sono, come mi sono accostato una barca di soldi. Ecco, poi penso pure che spendi inutilmente un sacco di soldi. E a me sta roba non mi fa né caldo né freddo. Ma sei strana, oh, ma sei proprio strana, i fiori piacciono a tutti, nei film, ma visti mai quelli che arrivano con i fiori? Ecco, nei film, ma a me non mi piacciono. Ah, ma tu sei strana, siamo diversa dall'arte. No, io non sono diversa dall'arte, vado a chiedere pure all'altre donne. Anzi, inciannà, ma comunque è così. Sì. Perché io mi sento più amata se tu fai le cose insieme a me? Dico, che vuol dire? Se tu fai le cose insieme a me, se vivi momenti speciali con me, che è uno dei linguaggi di Gary Chapman, lei si sente amata se io faccio le cose con lei, se faccio la spesa con lei, se vado per vetrine con lei, una rottura di palle così, però lei si sente amata in quel modo.
e io devo decidere se farlo o non farlo, è chiaro. Però vedete quanto è singolare, quanto è efficace, perché in realtà se io voglio parlare con un inglese, devo imparare l'inglese, è banale, se volete pure è banale, se devo parlare con un tedesco, devo parlare tedesco, se devo parlare con un francese, devo parlare francese. Ecco che quindi va soltanto capito qual è quel tasto, qual è quella dimensione che è totalmente sua, attraverso la quale lei si sente veramente amata. E il suo serbatoio d'amore, immaginate un serbatoio rosso qui sul palco, sul proscenio, guarda che proscenio, insomma dico sul palco, un conto corrente emozionale che si riempie di carburante, tanto che poi lei sarà nelle condizioni di restituire, visto che ha carburante a sufficienza, quello che tu desideri che ti restituisca, che è il tuo linguaggio d'amore. Se uno magari dice, ah, ma sai, però qui a livello di intimità è macello, è proprio macello, il suo serbatoio d'amore magari sta a secco, sta non a riserva, allora va a secco, la macchina si è fermata, l'ha parcheggiata. È chiaro che lei non ha nessuna desiderio di ricambiare, perché non è nelle condizioni, non si sente amata, si sente addirittura utilizzata, si sente, diciamo, tappezzeria dentro casa, cioè quella che deve fare tutto. Ma adesso quindi questo qui è un discorso ovviamente, diciamo, a 360 gradi. Guardiamoci il primo linguaggio e poi è un po' scenico, c'è la musica. Ecco, adesso parte il primo filmato col cuore spezzato, cioè quello che non si dovrebbe. Chiudiamo le luci, se abbiamo un tecnico in sala. Faccio tutto io, va. Qui che succede? Succede che parole di rassicurazione, appunto, è un linguaggio attraverso il quale, diciamo, Mark Twain, un grande scrittore americano, diceva: un complimento mi fa vivere due mesi. Da questo se ne può dedurre che sei complimenti l'anno danno un livello di carburante al nostro serbatoio talmente sufficiente che ci fa stare bene in un anno intero. Quindi i complimenti verbali, l'incoraggiamento, le parole gentili, in qualche modo equivalgono a qualcosa che aiuta la relazione, no? Diversamente invece non so, se la donna dicesse al proprio uomo, no? Dice, era ora che andava a buttare la spazzatura,
o stanno a fare mosca al posto tuo. Cioè, ti pone male, così come magari non so lui che dice a lei quella torta che mi hai fatto quando è nato nostro figlio, non vorrei aspettare che diventa maggiorenne per rimangiarmela. Cioè, ci sono delle parole che in qualche modo hanno una declinazione di un certo tipo e che quindi possono migliorare un rapporto affettivo piuttosto che invece danneggiarlo. Per cui, da questo punto di vista, è chiaro che se per esempio il marito parla questo linguaggio non serve a nulla, ma che ci stai a fa', e questo non è che aiuta, non depone positivamente. Però poi c'è la legge di tutti i giorni, della quotidianità, e noi ovviamente dobbiamo fare i conti con quello, perché torniamo a casa da grandi guerrieri stanchi, ci togliamo l'armatura e quindi arriviamo sotto casa, c'è un citofono, c'è un palazzo con n piani di morbidezza, e a un certo punto uno citofona e non succede niente, cioè non arriva nessuno a aprirti, nessuno si alza da dove sta per venirti ad aprire, si fa la fila, gente che si mette seduta con la sedia del pellegrino, cioè allora quando è che devo entrare? Aspetta, ma lei abita qui? Ma certo che abita qui, si ricorda, io ieri all'assemblea ero io, vabbè, allora che dobbiamo fare? Dopo un po' arriva una vocetta piccola, chi è? Sono io chi? Come io chi? So io, apri, se no butto giù il portone, apri, arrivi e tu preso da questa idea folgorante della famiglia del Molino Bianco, perché ormai desideri vedere tua moglie, così come te la immagini, quei figli che ti accoglieranno, che appena arriverai, papà, è arrivato papà, e meno male, è da tanto che ti aspettavamo, papà, che ci porti i soldi a casa, che ci aiuti, che fortuna che ci avevo con sto papà, no? Evviva papà, evviva papà. E tu ti aspetti tutta questa scena così, no? Bella, no? Natalizia, che tutti ti accolgono e ti attengono. Arrivi, no? Suoni alla porta, si apre questa porta e vedi in lontananza un cesto del bigodino. Lei si sta a fare la ceretta, c'ha due baffi bianchi, c'ha una vestaglia. Dove vai adesso? Beh, come? Sono arrivato, sono entrato. Beh, ma che sei scemo? Ho passato la cena, oh! Ho capito, ma io devo entrare, abito qui, non è che... Volevo un attimo andare al bagno. No, il bagno l'ho pulito adesso, oh! L'ho pulito, il bagno è pulito, non c'è più mica andare al bagno, eh! Ma anche a poto io non ho fatto la doccia dalla vicina, ma io devo fare la doccia. Il cadetere me lo sono scordato, il pappagallo pure, abbi pazienza, devo andare al bagno. Passa sul battiscola! E tu, da lei e arrivi al centro dell'appartamento. Questi figli che ti accolgono non ci stanno, non arrivano, ognuno sta nella sua play, nel suo loculo, no? Nel suo posto, nella sua camera, non arriva nessuno. Tu arrivi in cucina, ti siedi e lei ti guarda, ecco, e inizia a parlare. Parla, e tu, mi dà un po', parla, cioè, che ho detto? Ho detto, dai, dimmi che ho detto, guarda, a me, che? Beh, oh, no, dico, beh, sì, c'hai ragione, in che senso? C'hai ragione, per me c'hai ragione, oh. Io ho sempre pensato che tu c'hai ragione, cazzo, c'hai proprio ragione, oh. E io se ero te, anzi, per fortuna che, siccome che, no, ma no, non mi sta a sentire, come no, certo, mi sta a sentire, senti, guarda, allora, ruoli, compiti e responsabilità, gli fai un po' di scuola, perché l'uomo, se tu li chiami in causa, lui arrivano le soluzioni, l'uomo se è chiamato, arriva con dei pacchetti di soluzioni, cioè guarda, non c'è problema, c'è tecnica per cantire, c'è la delega parziale, ti parlo, ti do tutta una serie di soluzioni, di slot, di soluzioni per cui tu possa gestire in maniera efficiente l'ufficio. Sei magistrato, bene, no, l'avvocato deve essere messo, no, lo sportello dalle alle, poi tu la cancelleria la potessi organizzare in questo modo, fai un piano di sviluppo perché poi in realtà le risorse vanno gratificate, c'è l'incentivo, c'è la meritocrazia. No, madonna, ma che mi sono sposato, oddio, c'è la ragione di madre, madonna, ma sono insensibile. La donna vuole che tu gli dedichi delle attenzioni. La donna vuole che tu gli dedichi delle attenzioni, quindi in realtà le soluzioni che tu ti proponi non le voleva, non le cercava, e tu è inutile che gliele dai, poi ti incazzi, vado a vedere la televisione. Quindi in realtà questo fatto di rassicurarsi, mi ricordo il sacerdote che ci sposò, Don Flavio,
mi ricordo che diceva: mi raccomando, fai buon viso, Pierluigi, mi raccomando, fai buon viso. Che vuol dire? Dico, è questo, non è che... No, no, fai buon viso, nel senso che una volta sposato tu arrivi a casa e la pasta è scotta, non farci caso. La pasta è dura, magari è cruda, non farci caso. La pasta è sciava, non farci caso. La pasta è salata, non ce devi far caso. Fai buon viso, mi raccomando, questo qui, guarda, all'inizio imposta il rapporto in questo modo. Tu entri dentro casa, c'era una casa senza pareti, perché gli architetti ti possono ammazzare se ci stanno, ma non tutti, ovviamente, però tolgono le pareti, tolgono tutto. Appena entro casa, perché mi ristruttura l'appartamento? Togliamo tutte le pareti, via. Dopo tutto facciamo una grande aula magna, dove si magna, quindi no, cioè, tu entri e vedi quello che sta accesso, seduto, senti le puzze di tutti, no, cioè, perché ovviamente c'è questo grande open space. E quindi tu entri e vedi, io mi ricordo, sono entrato, ho visto una cupola nera con una cosa bianca sopra, pensando che fosse un pezzo di intonaco che era cascato, no? Dico, che cos'è, Emanuela? Ah sì, e guarda, quelli sono i fagioli, sono i fagioli. E dico, quella cosa bianca, che carina, dico, che cos'è, una guarnizione, che fai in Tebana, fai un corso, è carino però. Quello è aglio, eh? È l'aglio, l'aglio. È grosso, dico, ma dai, insomma, ma è De Blasi, è finto. No, no, quello me l'ha dato Irma, Irma c'ha l'orto vicino alla centrale nucleare di Montalto di Castro. Come pianta una cosa, un pomodoro, diventa come il pianoforte, grosso. L'aglio è enorme, no? Quindi l'aglio, siccome mamma tua dice che a te ti piace l'aglio, perché regola i battiti cardiaci e l'afflusso del sangue, ma io mi vedo far palombare, mi vedo soltanto. Sì, ma a te ti piace. Vabbè, prendi la frettatrice, fammene un paio d'etti, gli ho detto. Li mettiamo così come per coprire questa cosa nera. Prendo i fagioli, li metto in bocca e mi salto a molare. Dico, me l'hai fatti al sangue? Dice, come? Dico, no, dico, sono al dente. Dico, me ne hai rotto uno, dico, sono proprio al dente. Ma come l'hai fatti? Dice, niente, prendo l'acqua, metto i fagioli mezz'ora e li metto nel piatto. Ah, dico, non li tieni a bagno tu? Dice, no, perché? Ah, già, una volta forse. Adesso non si usa più, hai ragione. Fai buon viso. Mi sono mangiato tutti i fagioli con un chilo e mezzo d'aglio. C'avevo quattro amici e ho persi tutti. Ho messo la scrivania vicino al bagno, perché tanto è che il marzo ormai ci sto. Quindi in qualche modo questa situazione uno la vive quotidianamente ed è difficile. Tutti noi cerchiamo e sappiamo che è difficile, però se lui deve pitturare la stanzetta dei nostri figli, lo sa che la deve pitturare. E noi deve dire, diciamo, per 9 mesi, quanto dura una gestazione, lui lo sa, solo che dobbiamo fare l'elenco delle cose buone che lui fa e vedrete che improvvisamente lui si deciderà a pitturare la stanzetta. Allora vediamoci invece la parte positiva, ce la vediamo, eccola. Cerca di dare, no, conforto, di usare parole gentili nei confronti del marito, no? Vabbè, ma insomma c'è un piccolo frangente che è piuttosto significativo, a me è piaciuto molto, della moglie di Bismarck che scrive a un certo punto al marito dicendogli: ma tu non mi ami più, ormai sei diventato uno statista famoso, importante, no? Stai a corte,
sei insomma una persona famosa, no? Il grande cancelliere, conosciuto da tutti, ammirato in qualsiasi zona in Europa, nel mondo, eccetera. E lui gli scrisse una lettera in risposta dicendole: io non ti ho sposato perché ti amavo, ma ti ho sposato per amarti. Ti ho sposato per amarti. Io da quando l'ho scoperta l'ho detta in tutte le regioni, in tutte le province e in tutti i contesti, perché secondo me è lo snodo centrale di quello che stiamo cercando. Cioè, noi stiamo cercando di dare una soluzione alla nostra relazione. Io non ti ho sposata perché ti amavo, perché quello che sentivo prima era quella situazione ossessiva legata a questa parte così istintiva. Io ti ho sposata per amarti, cioè da quel momento, quindi non hai da temere nulla. Io so stare al mio posto, io so stare al mio posto, succeda quel che succeda, perché ho deciso di amarti, io ti ho sposata per amarti. Allora questo forse vale la pena dircelo, per capire che vale ancor più la pena individuare un linguaggio. Se stasera ciascuno di voi individuasse il suo linguaggio, dia la gomitata a chi gli sta a fianco, supponendo che sia suo marito ovviamente, e gli dica: questo è il linguaggio che io parlo. Vediamoci il secondo, che invece momenti speciali. Come cambia il mondo insieme a te, e come rinascere e vedere finalmente che rischiamo di perdere. Bene, c'è la parte negativa, il tecnico spegne le luci. Purtroppo non hai genitori perché le sono venuti a mancare. Fosti allunga di 7-8 centimetri di passo e si unissero col mio. Ma il vestito è stretto. Ti prego, fai qualcosa. Otto. Sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. Mi metti i valori. Leucociti? Linfociti? Besso? Aia. Allora mi sospende il prima col 300 e mi prende il lobo zitteretante. Una colazione. A presto, vi faccio sapere. Penso convenga aiutare. Bene, momenti speciali è quel momento, quel linguaggio di cui vi parlavo, che parla mia moglie e che è probabile che molti di voi, anche perché è abbastanza comune come linguaggio. Cioè mia moglie si sente amata, si va dall'IKEA con lei, no? C'è l'IKEA da queste parti, insomma, perché è una sorta di inferno, di luogo infernale, un girone dove ci stanno tutte le anime dannate, tutte lì arrivano, no? È una sorta di... dove c'è una segnaletica, tu vai lì per comprare delle cose, noi andavamo una volta per comprare le sedie, ci serviva una sedia per Giovanni, il secondogenito, e c'è un percorso che è segnalato, e tu devi fare quel percorso, vieni spinto da altre persone per fare questo percorso, il percorso cambia, vieni spinto, vedi la zona delle sedie, te la fai uscire, cioè, torniamo, ti metti in macchina e parti. Se ce la fai ed esci, cioè dai, vai, l'abbiamo fatta, raga, cazzo, che bello, meraviglioso, guarda amore, guarda quante sedie, che bello. Certo che questi svedesi, oh, ma qui, ma veramente, ma Geppetto era svedese, cioè, ma come fa? Guarda quante sedie, ma è una cosa meravigliosa. Dai amore, scegliene una. Oh, non c'hanno niente. Come c'hanno? No, non c'hanno niente. No, non c'hanno proprio niente. Ma come? Ci sono 2,5 milioni di sedie. Ci stanno 10 milioni di sedie. Non è possibile. No, 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 guarda, tu non hai capito niente, quella che cerco io è molto particolare. Ecco, e qui non ce l'hanno. Quindi in realtà tu, dopo che ti sei fatto il mazzo, non hai visto la partita della Roma, non hai, ti sei sacrificato quella domenica, esci e torni a casa perché lì non c'è la sedia, no? Però in qualche modo, se uno ha fatto e ha preso questa decisione, ovviamente deve in qualche modo, no? Deve in qualche modo appunto riconoscerla. Io mi ricordo, siccome ho il mio suocero calabrese, di Reggio Calabria, quando andammo lo stesso per vivere questi momenti speciali a Reggio Calabria, era il giorno dell'assunta del 15 di agosto, e lì il 15 di agosto diciamo che se magna, non è che si fa grandi cose, cioè dalla notte si alina, due baffi così, basette tipiche, lei inizia a cucinare di notte, si sente un gran trambusto, bum, bam, 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 che fa? Fa le polpette. Le polpette calabresi sono fatte prima fritte
e poi bollite nel sugo a fuoco lento. Quando il sugo diventa tipo catrame, no? Dopo che ha bollito 8 ore, con uno scalpellino vengono rimosse e se cadono devi richiamare un mattonatore per rifare tutto il pavimento, perché sono come quelle che tirava Rambo e Vietcong, uguali. Sono delle polpette molto particolari. E poi devi mangiare 15 per uno, perché se tu ne mangi meno dei 15 stai male. Ma che c'ha tuo marito? Come mai non mangia? Magari sei pieno come nuovo, perché io mi ricordo che a un certo punto era venuta fuori la melanzana e la parmigiana, 7 piani di morbidezza. Dentro c'erano tutte le costruzioni dei miei nipote, gattine, tutto quello che era avanzato, una cosa così. Poi fettine panate, 5, 6, 7 fettine panate, l'ombelico se la permette di latare, che è diventata una sorta di tombino, sai quelli di strada, i tombini. Le pelli tese come pelli di tamburo, le pance, queste pance tese, e il sole che rifletteva sulle pance e andava verso il mare, restituendo luminosità a tutto quell'ecosistema. C'era Piero Angela dietro una specie di scoglio che ha detto: ecco, siamo alla 7ª puntata di Quark ed è la migrazione dei trichechi. Io mi ricordo che mi sono rotolato verso il bagnasciuga per toccare il mare, perché avevo bisogno di fresco. Faccia a faccia con mio suocero, lui mi ha visto e dice: è un gelato, voleva il gelato. Alle 7:15 è emozionato. Dopo che avevamo finito di mangiare, 5:30. Io l'anno dopo sono andato con dei certificati, guarda, c'ho il diabete, c'ho un amico diabetologo, dico, fammi una cosa farsa, se no ci mi ammazzano. Quindi in realtà si mangia molto, sì, ma però a momenti speciali. Lei voleva che io andassi a conoscere i parenti in Calabria, che sono delle persone splendide, però che hanno queste usanze, tra l'altro anche nella maggioranza delle regioni italiane, no? E quindi, così come pure mi ricordo, appena sposati, che andammo a fare la spesa, la prima volta che presi un carrello in mano, e lei mi mise sulla scia di mia moglie, no? Lei andava avanti in questo grande supermercato, io le andavo appresso, col carrello lo portavo io, da uomo galante, insomma, così mi faceva vedere molto servizievole. Andiamo all'ortofrutta, sì amore, andiamo all'ortofrutta. Prendiamo gli agretti sono dei ciuffi d'erba lunghi, non so da queste parti come si chiamano, no? E ne prende un fascio, lo mette nel carrello, gli dico: amore, un fascio d'agretti, siamo in due, ancora non abbiamo figli, non so, forse dico un po' troppo, dico, a meno che tu non hai fatto amicizia con qualcuno del condominio. Dice: no, quale amicizia? Questi ristringono, quando tu li cuoci, ristringono gli agretti. Allora poi andiamo al banco del pane, dice: no, torniamo all'ortofrutta. Sì amore, qualsiasi cosa, tu lo sai, no? Dimmi amore, allora prendiamo un altro fascio. Dice: sì, perché questi stringono e quindi facciamo un fascio per uno, che significa un piatto per uno praticamente, cioè perché stringono. Io amore, il carrello è pieno d'erba, se tu vuoi io torno al pomeriggio, semmai mi faccio aiutare da qualche amico, dico, fa una spesa, perché dico, questo è pieno, se tu me lo dicevi, io siccome non vorrei dare adito ad altre persone che magari io ho origini contadine, sono qui col trattore, c'è una macchina regolare, cioè, quindi vorrei che la gente pensasse bene, siamo in città amore, no? Cioè sì, ma questi stringono, non ti preoccupare, stringono. Andiamo a casa dove ho acquistato 3 fasce di agretti, ebbene gli agretti ricrescono. Dei 3 fasce sono diventati 12. Ci hanno fatti i materassi, ci hanno fatto il presepe, ci abbiamo fatto una sorta di kinder, cioè del giardino per i bambini quando dovevano crescere, cioè già c'hanno il giardinetto a casa, è meglio, sai, insomma, eccetera. Quindi in realtà momenti speciali è tosta, cioè è difficile. Poi ci sono i caratteri, allora c'è il mar morto. Mar morto è colui o colei, voi sapete che in Israele il fiume Giordano, dove è formato il mare di Galilea, forse lei, non un altro, e dove è formato il mare di Galilea, si getta nel Mar Morto. Il Mar Morto è un grande recipiente che non restituisce nulla a nessuno, prende acqua da tutte le parti e non restituisce nulla a nessuno, cioè l'acqua rimane in questo grande contenitore. Se tu ti fai un viaggio da Bresso si chiamano qui, ecco, da Brescia a Palermo, parola più semplice, da Brescia a Palermo, se uno va da Brescia a Palermo con un mar morto, diciamo che lo vede che lui passa il Po, inizia a guardarsi attorno, ammira la pianura,
poi le salite verso appunto no, l'Appennino, no, la Carfagnana, Roncopilaccio, e poi appunto gode guardandosi in giro, guarda fuori, gode del paesaggio, vede gli alberi che passano, vede le macchine che lo superano, gode tranquillamente, è sereno. Tu arrivi a Palermo, apri lo sportello o butti per terra, cioè questo è morto. Invece no, lui ha passato il più bel viaggio della sua vita. Ruscello che mormora è mia moglie, è un altro carattere. Ecco, lei, colui che tutto ciò che vede e che sente, neanche una frazione di secondo, è già uscito dalla bocca. La parola non ha un posto in cui alloggiare, in cui riposare, non c'ha un letto. Ha visto che mi hanno detto? Ha capito che mi hanno sentito? Che ho visto? Ma lo sai che io? Ma lo sai che mi hanno detto? Lo sai che ho visto? Sai? Insomma, parla in continuazione. Tu devi fare un viaggio da Brescia a Palermo con un ruscello che mormora, non devi preoccuparti di quale argomento parlerete. Lei prende iniziativa e parla da Brescia, da Piazza Garibaldi, fino a Bagheria, cioè parla in continuazione e dice: ma che uomo meraviglioso, ma che persona stupenda, perché di solito un mar morto si sposa con un ruscello che mormora. Ed è una meraviglia, perché ma che bella persona, ma lei pure lo stesso, io non mi devo manco impicciare, fa tutto lei. Quindi i due passano i primi anni di matrimonio in una maniera meravigliosa, si trovano, si cercano, si amano, lei parla, lui ascolta e lei parla. A un certo punto, dopo 6, 7, 8 anni, lei dice: ma chi è questo? Io non lo conosco, come chiama Adigos? Chiamo i carabinieri perché io ho un estraneo dentro casa, voglio sapere chi è questo, perché non so come si chiama, gli chiedo i documenti, mica siamo stati con un estraneo, io voglio capire chi è. Lui dice: se tu ti azzitti un attimo, se tu ti azzittassi un attimo, se tu stassi un attimo zitta, io direi qualcosa di me, ti direi tante cose, ma tu non ti azzitti un attimo. Quindi in realtà, anche questa volta, il contesto ci influenza ma non ci costringe, perché è probabile che il mar morto deve sforzarsi di parlare un po' di più e l'uscello che mormora di parlare un po' di meno. Quindi vedete come le cose poi sono ancora più complicate e complesse di quanto sembrano. Bene, invece ci vediamo il terzo, che è Doni, anzi c'è la parte positiva, scusate, beh, questa bisogna vedere. Sono tornato. Se vuoi la cena, sta nel forno. Io vado al cinema con la mia amica Teresa. Al cinema? Perché, Natale? Almeno lei mi ascolta. Ma non tutti devono fare questo. Sono il divorzio, quando ormai altra possibilità. Caterina! Nino! Vieni a vedere un poco di televisione! Ancora non ho finito! C'è la partita! Allora? Insista, ancora non ho finito! Ma guarda tu che guaio mi doveva capitare! Oh, e fai piano! Oh, ti piede da qua sopra! Leva, ti piede da qua sopra! È pulitissimo! Levi, vieni l'acqua sopra! Levi, vieni l'acqua sopra! Ma che ti è venuta la fissazione? Aspetta un attimo. Poi parliamo. Ancora? Adesso? Ma che fai? Viva. Ma che vuoi? Faccio un massaggio Tao cinese. Oh, ma sei una bella figlia, non è un momento. Ma che è? La zia Lucetta dice che quando si passa la cena bisogna mettere sempre le pattine, sennò che stai facendo? Dove le butto le cose? Tu ti sei proprio rincretinito, le pattine. Ma io chiedo il divorzio urgentemente. Io ho sposato un carabiniere bello, tutto d'un pezzo, che faceva le cose da maschio e non faceva le cose da donna. Bello. Ma se tu me la dici, mi sento
sono stanca, sono distrutta, non ce la faccio più. La donna contemporanea vuole un uomo sensibile, femminile, hai detto tu. La donna si lamenta perché vuole che il marito le dedica delle attenzioni e non perché il marito fa le cose delle femmine. La femmina sono io e tu saresti il maschio. Brava, brava, ecco così mi piace. Tu sei la femmina e io sono il maschio. Brava, ti amo. Brava, ecco qua. Pure io non ho bisogno. Mannaggia la miseria, il giornale di donne contemporanee non lo voglio vedere più, va bene, eh? Vamo a fare un caffè. Ecco. Agli ordini, maresciallo. Voilà!